Buongiorno a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 12:29 minuti in questo istante, un minuto d'anticipo sulla nostra scaletta. Ogni tanto riusciamo ad arrivare anche in orario, anzi, riusciamo ad arrivare anche in anticipo. Quindi buongiorno a tutti e incominciamo una nuova settimana in vostra compagnia. Quest'oggi, appunto, come dicevo, lunedì 25 gennaio, e come tutti i lunedì iniziamo parlando di calcio femminile. Si apre la nostra pagina tutta in rosa, fatta, gestita e in collaborazione con Cartellino Rosa, e vedo già infatti collegato con noi il Deus Ex Machina di Cartellino Rosa, cofondatore Mattia Del Giudice. Buongiorno Mattia, ben ritrovato, buon lunedì. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille di essere qui Mattia. Allora, dicevamo appunto, lunedì è la giornata in cui noi parliamo di calcio femminile in una settimana importante perché c'è stato il campionato, ci sarà la Coppa Italia, quindi insomma c'è tanto tanto da andare a vedere. Ma la prima domanda, come sempre, è come è andata alle milanesi? Allora, partiamo subito dall'Inter che ha giocato domenica alle 12:30 contro la Fiorentina. Tra l'altro il primo di una serie di scontri che vedrà queste due squadre perché si affronteranno anche in Coppa Italia. In campionato ha avuto la meglio la Viola, dopo il 4-0 del girone d'andata si è imposta anche per 3-2 a Milano, anche se sulle nerazzurre ad andare in vantaggio con Gloria Marinelli dopo solo 20 secondi di gioco. A pareggiarla ci pensa Adami con un po' una colpevole Martitelli in porta che gli sfugge un po' il pallone tra le mani, poi Sabatino ribalta la partita sul 2-1, ma ci pensa Tarenzi sempre su assist di Marinelli a Ah, pareggiarla. insomma. Ma alla fine sarà la Viola a vincerla grazie a un gran tiro dalla distanza di Tesselmid, l'olandese, che è già il secondo gol consecutivo. Quindi una vittoria importante per la Fiorentina che sale un po' in classifica, mentre l'Inter adesso è già il terzo KO consecutivo. Risultato meritato della Fiorentina oppure risultato che poteva essere più a favore della milanese? Probabilmente un pareggio sarebbe stato più giusto, viste le occasioni da una parte e dall'altra, però anche il portiere fiorentina Katja Schroffenegger ha fatto davvero delle ottime parate, degli ottimi interventi ed ha evitato che l'Inter segnasse qualche gollettino in più. Io farei, anche, farei tanti tanti complimenti a Mattia perché è riuscito a dire bene anche il cognome del portiere della Fiorentina. Insomma, complimenti Mattia, è tutta notte che l'hai provato, immagino. Com'è il nome com'è il portiere? È anche più difficile scriverlo, Katja Schroffenegger. Beh, insomma, bravissimo Mattia. Diciamo appunto, una partita però che non ha fatto annoiare gli spettatori, immagino. Assolutamente no, perché appunto Marelli ha segnato dopo 20 secondi e quindi ha subito acceso la sfida con la Fiorentina che ha dovuto subito cercare di ribaltare la gara. Quindi il pubblico è stato ben felice comunque di vedere una bella partita, anche se poi i tifosi nerazzurri saranno stati scontenti per la Eh sconfitta. sì, anche il Milan giocava con una squadra di quelle zone, giusto? Perché c'era la Florenzi a Milano, giusto? Esatto, il Milan è andato a San Anzi, Gimignano, no, ha in giocato là, anzi, provincia. tu dove là hai giocato? Tu in Esatto. esterna. In provincia di Siena, tra l'altro sono pure andato in trasferta ieri a godermi la partita dal vivo tra una lasagna, un ragù di cinghiale e un gol. Le rossonere sono riuscite a vincere sul campo della Santa Lucia, che è uno dei più difficili di tutto il campionato. Infatti è stata una grande vittoria di carattere e maturità per le rossonere, portate avanti dopo soli 4 minuti da Capitan Giacinti, ma raggiunti poi da Federica Anghieri. Ma nella ripresa una piccola esattenzione difensiva nero-verde ha fatto sì che Claudia Mauri servisse di nuovo Valentina Giacinti che poi ha messo la palla in rete per il gol del 2-1, ma soprattutto protagonista anche Maria Corenciova, il portiere del Milan, che ha fatto due parate strepitose nei minuti finali, salvando il risultato ancora una volta per i rossoneri, che così rimangono in scia della Juventus. Andiamo avanti però, vediamo appunto perché tu hai fatto anche poi come al solito l'approfondimento sulle due partite, no? Ah no, prima c'è la classifica, scusa, vedo la classifica adesso qui, appunto la classifica di Serie A che quindi vede la Juventus sempre al comando col Milan che si sta avvicinando ma non è ancora così vicino, giusto? Esattamente, la cosa positiva sicuramente è che il Milan ha allungato ulteriormente sul Sassuolo, che è uscito sconfitto dalla partita con la Roma. Quindi in questo momento il Milan è a più 8 punti dalle neroverdi, consolidando un po' il secondo posto, che comunque vale la qualificazione in Champions League, sarebbe la prima volta per la squadra femminile del Milan. E la Juventus continua a vincere 5-0 contro il Verona, però il Milan riesce a rimanere in scia, cosa non da poco. Probabilmente si deciderà tutto allo scontro diretto di marzo. Arriva la Coppa Italia però, giusto? Esattamente, perché adesso inizierà le partite d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. L'Inter, come detto, sarà impegnata con la Fiorentina ancora una volta, giocherà l'andata in casa, quindi una partita molto complicata. Tra l'altro, chi dovesse passare questo turno sfiderebbe il vincente di Milan-Sassuolo, quindi anche per le rossonere, quindi una partita non facile, perché Sassuolo è la terza
squadra del campionato, la terza potenza, e tra l'altro quella che secondo me è con il miglior gioco, anche se poi fatica un po' a trovare risultati quando deve fare il passo in avanti contro le big. Quindi domenica alle 14:30 Sassuolo Milan, giusto? Esattamente, mentre sabato Inter Fiorentina sempre alle 14:30. Ah, ci potrà essere quindi magari una rivincita del match di questa domenica. Speriamo in bene per le milanesi. Hai altro da aggiungere? Ricordaci nel caso comunque dove possiamo trovare tutte le informazioni sul calcio femminile a qualsiasi ora del giorno e della notte, perché so che hai fatto anche notte quest'oggi, vero? Esattamente, su Cartellino Rosa è un po' comunque su Instagram, su Facebook, su YouTube, e come vedete alle mie spalle, cioè adesso abbiamo anche il gazzettino online, questa è una copia cartacea, ma lo si scarica dal nostro sito, oggi è uscito il numero di questo weekend. Perfetto. Mattia, io ti ringrazio tantissimo. Ci vediamo quindi lunedì prossimo per gli approfondimenti sulla Coppa Italia. Grazie mille e porta i saluti a tutta la redazione di Cartellino Rosa. Grazie a voi, grazie a tutti, buona continuazione. Rimaniamo in tema femminile perché c'è una ragazza, in realtà è un vaso, però vabbè, ha un nome di ragazza, si chiama Arianna, è il nostro collegamento con l'inquinamento atmosferico. Starete dicendo, questo è impazzito, parla di un vaso, di un collegamento. Sì, lo state vedendo, è il vaso che abbiamo sul terrazzo della nostra redazione, che grazie a Wise Air ha un chip dentro che misura il livello di PM2,5 in questo istante a Milano. E dopo una settimana tremenda con livelli superiori di 100-150, arriviamo a dei livelli, ecco, non vediamo il vaso ma fa niente, poi vedremo il livello, ok? Il livello è quello di 16, quindi 16 microgrammi per metro cubo, il livello del PM2,5, ecco, avete intravisto anche Arianna, eccola lì, quel bel vasetto bianco con dentro il pino, ecco, c'è un chip, c'è un pannello solare, e i ragazzi di Wise Air hanno installato tutto questo per riuscire a farci avere in tempo reale il dato del PM2,5. In quest'oggi, per fortuna, finalmente l'aria a Milano torna respirabile dopo un paio di settimane, o meglio, lo sappiamo, è da ottobre in realtà, che era ben superiore ai 25, livello dell'OMS, che dà come livello guardia, eravamo ben oltre il 25, finalmente siamo tornati sotto, e, insomma, meno male, speriamo che il vento di questi giorni abbia portato un po' di aria pulita alla nostra città. Continuiamo con la nostra puntata, fra poco arriva il nostro ospite, proprio prima, poco prima, ci sono le foche parlanti, questa piccola incursione poetica delle foche parlanti, e poi saremo con voi insieme a Fabio Pelegatta, presidente dell'Arcigay Milano. I have crossed the border. My brain is on the edge, ticking at 100%. Then I pick up a flower in my Milanese inch prison empty garden. Imagination, what a nice flower. Is it looking at me? Would it like me? Would it leave suddenly? Is it my fault if it does? Or does it simply have a place to go? Border crossing between the hours of 1 p.m. to 3 p.m. Love exists, the exit sign says, I fly. Monaca, sta parlando delle foche parlanti, grazie mille a Cia. Ieri sera, tra parentesi, una bellissima diretta delle foche parlanti su Instagram. Vi invito ad andare sul profilo di Alice Bertolasi per rivederla. Un happening proprio poetico, dove sono collegati tantissimi poeti milanesi e insieme hanno decantato le proprie poesie, hanno ricordato la bellezza del ritrovarsi insieme, anche se a distanza, ma insomma speriamo prima o poi di poter ritornare a vivere insieme alle foche parlanti la poesia della nostra città. Continuiamo con la nostra trasmissione, ve l'ho detto poco fa. L'avete detto anche nel sommario della nostra puntata. L'ospite di oggi è il presidente di Arcigay Milano, che sono ben contento di avere con ospite qui oggi con noi. La prima volta che ci colleghiamo, e insomma è un mea culpa, anzi, che faccio in apertura di questo collegamento con il presidente appunto di Arcigay, Fabio Pelegatta. Buongiorno, presidente. Buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti, e grazie dell'invito. Ecco, faccio subito un mea culpa perché davvero in 5 anni la prima volta che che ospite il presidente di Arcigay è un mea culpa, e chiedo scusa e chiedo perdono, quindi cercheremo di rimediare nelle prossime poi puntate, va bene? Ci sono tanti modi di essere presente. Perfetto. C'è qualche problema sul collegamento, vedo, però credo che stia sistemando. Allora, presidente, allora facciamo una cosa, mettiamo giù un attimo
il presidente, chiediamo subito al presidente se può ricollegarsi, così che il collegamento si possa ristabilire. Allora, se tornate un attimo in studio con me, grazie, così che poi okay, allora, buttiamo giù Maria Pia, metti ok, rimaniamo dentro in comunicazione noi, in modo da ripermettere al presidente di ricollegarsi. Ok, vedo che ci stiamo ricollegando, vediamo se riusciamo ad avere il collegamento. Beh, comunque, diciamo, parliamo di ArciGay quest'oggi, perché c'è stata una bellissima iniziativa proprio promossa da ArciGay per promuovere un progetto in zona Barona per alcune donne senza fissa dimora. Allora, io chiedo se il presidente mi sente. No, credo che ancora non mi senta. Beh, adesso rimango in attesa e intanto vi racconto un po' io. Il progetto si chiama Casa Alba, è un progetto appunto per donne senza fissa dimora, ma è molto interessante perché appunto è un progetto che esisteva già, è un progetto che c'era già, ma che insomma, come tanti progetti che ci sono. Eccolo che vedo il presidente, mi sa che lo sento anche, vero? Sì. Oh, lo sento, oh, presidente, perfetto, eccoci qua. Ci siamo, benissimo. C'è chi si ostina a dire che è il bello della diretta. No, il bello della diretta è quando va tutto bene, però fa niente. Andiamo avanti. Allora, dicevo, lo stavo introducendo io questo progetto, però allora lascio la parola a lei, presidente, perché appunto Casa Alba era un progetto che già esisteva, che andava avanti, però aveva qualche difficoltà. ArciGay ha deciso di aiutare questo progetto e fare in modo che questo progetto potesse andare avanti. Come è stato, come ha funzionato quindi questa vostra decisione e che cosa ha portato questa vostra decisione? Ma dunque, innanzitutto questo era già un progetto che era stato concepito dall'Associazione Sviluppo e Promozione insieme ad altre realtà milanesi, comunque anche connesse con l'assessorato delle politiche sociali di Milano. Purtroppo, come tutti i progetti di una certa entità, talvolta hanno delle piccole mancanze e quindi avevano bisogno di un contributo anche monetario per riuscire ad andare avanti, perché sappiamo che ci sono delle spese dei progetti. Sì. E quindi a seguito del Pride di Milano di quest'anno, dove all'interno delle nostre azioni classiche se n'è voluta aggiungere una di che diciamo enfatizzasse ancora di più il nostro interesse per la società, per i suoi problemi, per la sua crescita, e in questo Pride appunto è stato pensato di inserire anche la raccolta di fondi per dei progetti sociali. Finito il Pride abbiamo ovviamente quantificato questa raccolta fondi e abbiamo ascoltato in collaborazione con l'assessorato politico sociali quali fossero i progetti che avessero più bisogno. Tanto per darvi un esempio, in piena pandemia noi abbiamo sostenuto un progetto dei City Angels che avevano costruito un nuovo centro per accogliere i vagabondi senza tetto per Milano, che erano un problema notevole perché ovviamente le disposizioni prevedevano che i senza tetto non stessero per strada, ma c'era bisogno anche fornire alle persone una locazione. Quindi già a maggio noi aiutammo quel progetto. Poi, finito il Pride, abbiamo cercato di capire quali fossero i progetti che potessero avere bisogno di questo. E ce ne sono tanti per Milano, per tante necessità. Tra questi, Casa Alba. E ho scelto quello che coinvolgesse le donne, perché ovviamente non solo le donne senza fissa dimora, quindi comunque dei cittadini milanesi senza dimora, ma anche diciamo un gruppo di persone che hanno un'identità di genere che già soffre un ulteriore livello di rischio di discriminazione. Su questo quindi abbiamo concentrato le nostre attenzioni. Pregata, io le faccio i complimenti, ma perché per una volta avete risposto in maniera proprio lampante a una delle critiche che ahimè viene spesso fatta ai movimenti come ArciGay, ma ai movimenti LGBT, dicendo pensate solo al vostro orticello. Invece no, per niente, anzi questa volta avete pensato al grande orto che è la nostra città di Milano. Io direi che stavolta il termine non è corretto, nel senso che il movimento non ha mai pensato se stesso. Okay. Il movimento da quando è nato ha sempre pensato
di offrire un'opportunità di crescita alla collettività. Ogni diritto è un'acquisizione per tutti e tutte, non è l'acquisizione di un privilegio. I diritti sono le parole con cui si scrive il livello di civiltà di una società. E più si scrivono parole di questo tipo, più tutte e tutti noi cresciamo. Perché tutti e tutti noi abbiamo di stare in una società che è rispettosa per tutti i cittadini che ne appartengono. Quindi la nostra rivendicazione sono sempre state rivendicazioni non di parte, ma partendo dalla parte, partendo dal disagio del discriminato, andare a mostrare il modo con cui la società può andare oltre, può andare verso la tutela di tutte e tutti i suoi cittadini. Quindi non è mai stata una lotta per un privilegio, ma è sempre stata un tentativo di fornire strumenti di civiltà e di rispetto alla società. E questa è un'altra declinazione. Giusto, giusto, perché questo viene chiamato questo ormai progetto. Da tutti quanti, ad esempio, intersezionalità, cioè il fatto di avere dei movimenti che si spalleggiano tra di loro e che danno voce a tanti movimenti, anche a tante rivendicazioni. Lei giustamente diceva un discriminato è discriminato sempre, cioè e tra discriminati si deve anche lottare insieme in un certo senso, giusto? Diciamo che il vissuto di ognuno di noi ci insegna, perché lo paghiamo sulla nostra pelle, quelli che sono i problemi e le mancanze di una società. Ed è evidente che tutti noi e tutte noi, se andiamo a guardare, abbiamo degli spunti di carenza che possiamo riscontrare nella nostra società, che possono essere spunti di lavoro, di identità, qualsiasi tipo di parametro che caratterizza la vita di ogni persona. Quindi ognuno di noi può portare un contributo e deve sentirsi chiamato in causa per una crescita sociale, che è una crescita collettiva, se no non è una crescita sociale, è un interesse di parte. Prima fuori onda mi diceva che i movimenti non sono mai così. E infatti prima fuori onda mi diceva sociali. Ad esempio, mi faceva l'esempio del Pride di Milano, prima ne stavamo parlando fuori onda, sì. E mi diceva che se per forza volessimo fare dei conti, volessimo fare dei numeri, diciamo che nell'area metropolitana milanese possiamo contare un 150.000 persone che abbiano direttamente a che fare con personalmente col mondo LGBT, no? Cioè che sono interessate, certo, personalmente. Ma il Pride di Milano testimonia dei numeri molto molto più alti, ha proprio testimonianza del fatto che forse finalmente tutti quanti, anche e soprattutto le generazioni più giovani, vanno ben oltre appunto la lotta solo ed esclusivamente per se stessi, ma anzi la lotta è per tutti. Assolutamente. Questo è il motivo per cui nei Pride degli ultimi anni specialmente il grosso incremento delle persone che arrivano è proprio dipendente da questa percezione, dalla percezione che il Pride probabilmente più di forse altre manifestazioni che purtroppo magari lasciano delle perplessità, il Pride viene ancora vissuto come un momento pubblico di richiesta di tanti valori personali, e ognuno si sente partecipe in questo percorso, in questa strada, in queste rivendicazioni. Tutte e tutti si sentono coinvolti, non sono lì per fare un favore, non sono lì per fare un aiuto rivendicativo all'amico o all'amica, sono lì, quando si dice tutti, vuol dire anche se stessi, sono lì perché riconoscono che quella crescita la cui marcia stanno facendo è una crescita in ultima analisi per tutte e tutti, quindi è anche per loro ed è sicuramente per loro, perché parlare di tutti vuol dire avere l'attenzione per ogni singolo. Stiamo vicino alla giornata della memoria, no? È una delle frasi più interessanti, più importanti, che esce in un film, La impersonificata, è chi salva una vita salva il mondo intero, no? Nella cultura islamica si dice spesso che si salva una vita salva il mondo intero, perché da una persona nascono generazioni successive, ma in realtà è un dato filosofico concettuale. Se io salvo una vita vuol dire che ho talmente tanto rispetto per la vita, e quindi è un concetto filosofico, non è un concetto personalistico, non è un concetto settoriale, è un concetto di modalità di concepire la vita e il rispetto delle persone. Quindi se io salvo una vita, se io mi adopero per un diritto, è perché ho concepito il significato totalitaristico e della vita e del diritto.
E questo i giovani l'hanno molto percepito, sono molto presenti, non Ecco. solo loro i Pride, ma loro hanno capito che è uno spazio molto importante di rivendicazione per il loro futuro, Ecco, per la se i giovani l'hanno costruzione. capito, quelli magari un po' più su d'età fanno un po' fatica. Allora le chiedo, il Pride l'ha nominato più volte, una volta lo chiamavamo Gay Pride, adesso si chiama Pride, che senso ha? Faccio una domanda brutta, ma nel senso so che la risposta sarà invece molto molto più intelligente della domanda. Che senso ha nel 2021 ancora il Pride e che cosa significa Pride oggi? Ma che senso ha in questo momento? Beh, lo vediamo tutti i giorni, nel senso che ci sono delle persone che a livello sociale sono discriminate, ci sono persone che a livello sociale manco hanno i livelli essenziali elementari di vita. Delegata, anche a Quindi Milano? la Anche a Milano società. succede questo? Perché si dice sì, però a Milano invece no, si felice. Anche a No, Milano, anche voglio a Milano. dire, Milano non è esente da queste Ok. problematiche. Ma basta che guardiamo in giro, ci rendiamo conto di quanto questa società, che tutti vorremmo in una certa direzione, è molto lontano dall'esserlo sotto il punto di vista del riconoscimento di diritti, ma non solo, ma diritti a 360 gradi. Dall'altro lato ci sono, e Covid l'ha dimostrato, ci sono delle categorie che sono più lontane da un livello soglia di accettabilità delle condizioni di vita delle persone, ci sono davvero dei gruppi di persone che fanno molta fatica a stare in un contesto sociale. E il peccato è che noi siamo abituati a parlare e definire società e contesti sociali come se tutti avessero la possibilità di essere cittadini, ma ci sono anche delle condizioni dove sono anche lontani da questo diritto elementare. Quindi dire che non ci sia da costruire. Credo che sia irresponsabile da un lato e cieco dall'altro, no? In realtà c'è sempre molto da fare e capire la declinazione sociale del concetto di rispetto per le vite, per i percorsi, le diversità delle persone, è un concetto che difficilmente potrà essere probabilmente definito un giorno. Io credo che sia una modalità di visione, di sguardo sociale ed è importante pensare che la declinazione sociale del rispetto sia qualcosa che abbia sempre bisogno di un'integrazione, così come i concetti classici contenuti importanti nella nostra Costituzione vengono declinati temporalmente in maniera diversa con le leggi, ma è un processo in divenire, non è un processo che ha una partenza e sicuramente un arrivo. È anche bello pensare che noi miglioreremo sempre Proprio quel tipo di rapporto su questa verso cosa del il concetto di. miglioramento, appunto, prima diceva invece i giovani questo l'hanno già capito. Quanta speranza ha in queste nuove generazioni che, a prescindere dall'essere bianche o nere, si battono per il Black Lives Matter, a prescindere dall'essere omosessuali o no, si battono per i diritti delle persone omosessuali. Cioè, sono generazioni che si sentono impegnate. A volte fanno anche fatica a spiegarlo magari ai genitori a casa, che dicono: ma che te frega, non è il tuo mondo, ma perché devi combattere per quello? Sarai mica gay? Perché poi so che ahimè ci sono anche poi queste richieste spesso e volentieri, no? Da parte magari di una generazione un po' più grande che un po' fa fatica a capire queste rivendicazioni. Beh, ogni generazione ha i propri background e inesorabilmente ha le proprie limitazioni, ma non in senso dispregiativo, perché tutti Molto noi bello, molto bello, sì. arriviamo da una formazione che inesorabilmente ci vincola, no? E questo è il motivo per cui i giovani che nascono svincolati dai nostri retaggi rappresentano ovviamente una potenzialità in avanti. Una società che non capisce i giovani, ma soprattutto non dà ai giovani la possibilità di cambiamento quando sono loro il nucleo in grado di integrare il conosciuto con l'ambito prospettico, è una società che non ha futuro. Quindi è una società che non concepisce, diciamo, la cultura di quello che ha messo alle spalle, integrata nella visione del giovane, è una società che non ha assolutamente futuro. Quindi ricordiamoci e guardiamo. Basta guardare in giro, nelle società, in questo momento nel mondo ci sono molte dittature, ci sono molte condizioni di repressione della libertà e ci rendiamo conto anche di come funziona dal punto di vista sociale. Andiamo a domandare in questi paesi il ruolo della gestione dei diritti di libertà come quelli LGBT, andiamo a vedere in questi paesi che ruolo hanno i giovani. Ci rendiamo conto che sono messi in disparte e sono dittature.
proviamo a fare il 2 più 2 e ci rendiamo conto da soli qual è la risposta per una società che vuole essere civile. La cultura, il rispetto e i giovani. Insomma, allora speriamo davvero che tutti quanti abbiano la sensibilità di ascoltare queste nuove generazioni e di confrontarsi, perché poi non è che sempre hanno ragione, ma insomma ci si può confrontare, trovare sicuramente, dare spazio. Lei diceva prima anche che bisogna dargli lo spazio per esprimersi. Caduto. Niente, va bene. La sento più, presidente, volevo però almeno salutarla prima, siamo in chiusura, volevo almeno salutarla. Ecco, adesso la sento, sì la sento, quest'oggi la connessione è un po' ballerina, però adesso la sento bene, sì la sento. Stavo dicendo, certo, stavo dicendo che i sistemi dei social, i sistemi delle comunicazioni sono sicuramente molto interessanti e complessi, con tutti i problemi che sappiamo essere connessi. Dall'altro lato dobbiamo anche renderci conto che i giovani che accedono a questo spazio evidentemente perché ne hanno uno ridotto in un altro. Quindi anche questo è testimonianza del non riconoscimento sociale di uno spazio che sarebbe per loro legittimo. Poi che vadano dove vogliono, in tutti gli ambiti social che vogliono, in tutti gli spazi virtuali che vogliono, ma non che sia la conseguenza della negazione di un altro spazio. Perché questo socialmente è una testimonianza molto negativa. Davvero, per la società, davvero complimenti, per presidente, per quello che state facendo e per quello che avete fatto anche con il progetto appunto di Casa Alba. Io la ringrazio tantissimo. Siamo in chiusura. Ci ricordi però velocemente le coordinate per seguire meglio ArciGay e tutte le attività che fate? Perché appunto oggi abbiamo parlato di Casa Alba e abbiamo fatto un excursus un po' così sul movimento, ma voi fate davvero una marea di iniziative. Beh, dunque abbiamo un sito che è www.arcigaymilano.org, ma abbiamo anche ovviamente come Arcigay Milano un sito Facebook, un sito Milano Pride, un sito di tutte le sezioni che fanno parte del CIG, dove dentro si possono trovare tutte le iniziative. Ricordiamoci che noi siamo una delle tante realtà LGBT di Milano, che esiste il coordinamento Arcobaleno di Milano, che è proprio un tentativo di mettere insieme tante disparità all'interno stesso del movimento LGBT, perché comunque la società è fatta da tante bellissime diversità che sono gli individui e le persone. Grazie mille davvero a Fabio Pelagatta, presidente di ArciGay. Grazie a voi. Milano, spero di risentirla presto per raccontare altre bellissime iniziative come questa di oggi. Grazie mille davvero e buona giornata. Grazie mille altrettanto. Siamo arrivati quindi in chiusura, 12:58 minuti in questo istante, come sempre qui in diretta su Milano News. Stavo guardando che insomma l'inquinamento per adesso è ancora molto basso, oggi il livello di PM2.5 Arianna ancora sui 16, quindi sta tenendo per oggi la giornata. Io davvero vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento a mercoledì con una puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta per raccontare Milano, i suoi protagonisti e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci e a presto.